Dopo il meteo instabile dei mesi invernali e i tanti impegni lavorativi, non c'è modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione che partire per una nuova avventura in barca a vela lungo la costa est della Sicilia. E come il sabato del villaggio, i preparativi per la traversata in sul calar del sole non sono un peso, ma racchiudono già in sé il piacere della navigazione. E chiusi i tendalini, controllate vele, elettronica, rotta e meteo e riempita la cambusa, non resta che godersi l'attesa là dove si perde il giorno. La nostra giornata è iniziata molto presto. Alle 2:40 di notte eravamo già in piedi e alle 3 in punto abbiamo lasciato le acque sicure del porto per addentrarci in quella coltre nera, un po' mare e un po' cielo, diretti a Marzamemi, a circa 70 miglia di distanza. Salutata l'Etna con la sua lunga lacrima di lava, ci siamo lasciati avvolgere dal buio. Ho scrutato i pochi metri di mare visibile intorno a noi per assicurarmi che non rimanessimo impigliati in reti da pesca e cime e che non urtassimo oggetti galleggianti. E dopo 2 ore stancanti di buio, ecco che a rischiarare i nostri animi sono arrivate le prime luci dell'aurora. E non solo! I delfini del buon auspicio ci hanno scortati verso l'alba di un nuovo giorno. Buongiorno amici, la navigazione procede bene, sono le 5 del mattino, finalmente c'è un bel po' di luce. Siamo partiti alle 3, quindi abbiamo fatto un paio d'ore, meno di 2 ore. Nel buio più totale, anche perché viaggiamo verso sud, quindi ha iniziato un po' ad albeggiare non dietro di noi, ma comunque al traverso, ma nella direzione in cui puntavamo noi c'era il buio più nero. E adesso aspetto impaziente l'alba. Intanto sto mangiando, vi faccio vedere. Sto mangiando gli avanzi del pane condito di ieri sera con le acciughe e le olive. 5 del mattino, navigazione, pane condito con le acciughe, una bomba, veramente buono. Del giorno prima si impregna un po' di più, buono. Per chi non lo sapesse, il pane condito è una ricetta, un piatto tipico siciliano. Io non lo conoscevo prima di venire in Sicilia. Stiamo navigando a motore perché non c'è vento, forse c'è un nodo e mezzo, ovviamente ce l'abbiamo di prua, però guardando le previsioni, quando arriveremo verso Catania dovremmo avere un po' di vento al traverso, vento da terra verso il mare, quindi forse riusciremo a fare un pochino di vela. Vi terrò aggiornati. Il vento previsto è finalmente arrivato, sta soffiando da terra verso il mare, noi ce l'abbiamo a Lasco, a Gran Lasco, e stiamo andando un po' a vela, benissimo. All'inizio sembrava che non ci fosse abbastanza vento per andare solo a vela, ma in realtà stiamo facendo 5 nodi, quindi perfetto, abbiamo spento il motore, ci riposiamo un po' le orecchie, riluciamo le emissioni e ci godiamo questa bella veleggiata, la prima vera veleggiata di questa stagione. È il mio turno di guardia, abbiamo superato Catania, adesso siamo all'altezza di Augusta,
Continuiamo ad andare a vela, tutto benissimo, e adesso sarò qui fuori da sola per un po' e poi dopo magari andrò a riposare un po' io, perché siamo soltanto in due, io e il mio fidanzato, siamo stati svegli tutti e due fino adesso sono le 8 e adesso iniziamo a riposarci un po' per uno. È stato un turno molto facile e confortevole che ha richiesto pochissime manovre. La brezza non troppo forte, ma sufficiente a far navigare la nostra Alba, mi ha consentito di godere appieno del suono della natura. E il mio primo turno di guardia è passato in un attimo, e così anche la brezza. Abbiamo dovuto accendere il motore, ma ciò non mi ha impedito di addormentarmi nella mia ora di riposo. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet. Morning's just begun. I don't remember much from the night before. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay. Stiamo continuando a navigare a vela, facciamo soltanto 4 nodi, però va benissimo, senza motore. E adesso è ora di pranzo, è l'una, ho preparato un'insalata di farro ieri sera e adesso aggiungo gli ultimi ingredienti, aggiungo un po' di pomodorini, un po' di mozzarella e ce la gustiamo fuori. Mancano un paio di miglia al porto, forse anche meno, e in realtà siamo super in anticipo perché pensavamo di arrivare verso le 7 di sera, però col fatto che abbiamo avuto un pochino più di vento siamo riusciti a fare un po' di vela, è andata bene e adesso dobbiamo trovare il nostro posto. Sono già in contatto con il porto, poi ve ne parlerò meglio. Sono felicissima perché è la prima crocerina di questa stagione e quindi è bello lasciare il proprio porto e arrivare in un altro posto. Ci si rende veramente conto di cosa sia la vita in barca, cioè avere la propria casa con sé in ogni luogo e potersi spostare via mare. Comunque, adesso scappo perché dobbiamo preparare la barca per l'ormeggio. Con gli amici del Nautilus di Marzamemi, Peppe e Dario, che ci hanno accolti in maniera proprio meravigliosa, abbiamo chiacchierato un po', poi ve ne parlerò più tardi. Il Nautilus di Marzamemi, che ci ha invitati e ospitati per due notti, non è un semplice ormeggio, ma una vera e propria famiglia. Chi vi approda si sente subito a casa e trova persone gentili e accoglienti e un bell'ambiente, oltre che prezzi molto bassi, elettricità, servizi e docce incluse. E poi c'è anche la possibilità di noleggiare barche e bici e di fare immersioni subacquee. Come si sta bene dopo una doccetta? Ho la faccia rossissima, credo, cioè... boh. Ho preso un sacco di sole, avevo la crema. No, in realtà non ho preso un sacco di sole, sono stata all'ombra tutto il giorno, ma evidentemente l'acqua del mare riflette il sole più di quanto pensassi. Sono un pochino stanca, però poi oggi mi sono riposata, la navigazione è stata molto piacevole, sì, va bene, il sole a volte è un po' pesante, però con il bimini nuovo in realtà siamo stati all'ombra, nonostante la mia faccia rossissima. E quindi è stata proprio una bella giornata e adesso ho ancora un sacco di energie per godermi la serata.
Buongiorno amici, ieri abbiamo poi trascorso una bellissima serata con gli amici del Nautilus che ci hanno invitato a mangiare con loro e poi abbiamo dormito veramente come dei sassi stanotte perché eravamo stanchi dopo la navigazione, la levataccia e adesso usciamo in barca per andare a esplorare un po' questa zona, quindi adesso mogliamo gli ormeggi e andiamo. Ad appena un paio di miglia dal nostro ormeggio al Nautilus c'è la meravigliosa isola di Capo Passero, dominata dalla fortezza spagnola da un lato, mentre dall'altro lato, oltre all'isola, c'è Porto Palo. L'intera zona è perfetta per trascorrere una bella giornata all'ancora. Abbiamo fatto il giro dell'isola di Capo Passero, abbiamo visto il forte, le scogliere e alla fine abbiamo deciso di ancorarci qua tra Capo Passero e la terraferma, diciamo dal lato di Marzamemi, non dal lato di Porto Palo. C'è un bellissimo castello dietro di noi, il mare calmo, è tutto veramente perfetto. Il fondale qui è sabbioso, quindi è anche facilissimo ancorare e adesso facciamo un tuffo perché fa veramente caldo. Qua è veramente uno spettacolo, ho fatto il bagno, ho nuotato un po' intorno alla barca con la maschera, diamo sempre un'occhiata allo scafo per vedere che tutto sia a posto e sono arrivate parecchie barche, si sta alzando anche una piccola brezza. Perfetto. E tra l'altro vi ho detto prima che ieri sera gli amici del Nautilus di Marzamemi ci hanno invitati a mangiare insieme a loro e c'erano diverse persone che lavorano lì, altri loro amici che hanno la barca lì, in particolare i proprietari di un panificio a Palazzolo Acreide, panificio La Baguette, che hanno portato tantissimi arancini a riposto, ma qua so che devo dire arancine, c'è questa diatriba sul genere degli arancini, ma comunque qua sono arancine. E focacce, pane condito, dolci, li abbiamo mangiati ieri sera e poi ce ne hanno dati un po' da portare, quindi per pranzo non mi devo neanche preoccupare di cucinare, ci sono le arancine da ieri sera e poi vabbè ho ancora un po' di insalata di farro che avevo fatto per la navigazione e anche per colazione stamattina ci hanno regalato dei panini al cioccolato tipo pangoccioli buonissimi e poi ancora ciambella, quindi siamo veramente pieni di cibo. Ci hanno insegnato ieri sera che l'arancina si mangia così, al contrario. Non lo sapevo, fatemi sapere se anche voi la mangiate così oppure se la mangiate come io l'ho sempre mangiata, cioè con la punta verso l'alto. Una delle cose più belle di vivere in barca è poter cambiare vista ogni giorno ed avere intorno a sé quell'infinita piscina che è il mare. Bellissima rada questa qui di Capo Passero, noi siamo stati dalla parte appunto verso Marzamemi, se qualcuno di voi viene qua in barca si può tranquillamente ancorare qua, c'è sabbia, veramente molto bello. Cosa divertente che è successa, che non ho ripreso in video perché è successa mentre ero al timone, il mio fidanzato stava tirando sull'ancora col salpa-ancora, io ero al timone e è arrivata sull'ancora e sopra c'era un polpo che semplicemente se ne stava lì sulla nostra ancora, evidentemente è un'ancora molto comoda e poi quando abbiamo tirato sull'ancora si è rituffato in mare, se n'è andato. Rientrati in porto, doccia fatta, crema solare messa e adesso siamo pronti per andare ad esplorare il paesino di Marzamemi perché in realtà non ci siamo ancora stati. Ma volevo darvi ancora due esempi dell'ospitalità siciliana. I signori che hanno la barca qui di fronte a dove siamo ormeggiati noi, sullo stesso pontile, hanno un'azienda che produce vino qua in questa zona e oggi mentre eravamo in rada si sono affiancati un attimo e ci hanno passato una bottiglia di vino. Quindi ce la gusteremo un po' più
più tardi. E poi l'altra cosa, che dopo che siamo arrivati abbiamo ormeggiato, di nuovo i gestori qua del Nautilus sono arrivati con gelato e tutto, e abbiamo mangiato anche il gelato. È il nostro ultimo giorno qui, se dovessimo rimanere per un periodo più lungo penso che saremmo sempre qua all'ormeggio a pensione completa, di sicuro non saremmo a dieta. Ma adesso andiamo a Marzamemi, anche perché appunto è il nostro ultimo giorno qui, e domani ci sposteremo verso la prossima tappa di questa mini crociera. L'atmosfera che si respira a Marzamemi è quella di un piccolo borgo marinaro dove arte e fiori accompagnano le reti dei pescatori. Nell'iconica piazza centrale di Marzamemi, Piazza Regina Margherita, le antiche casuzze di fattura araba fanno da tela al dinamico dipinto della vita di paese. Se volete cenare in un luogo pittoresco, Marzamemi fa per voi. E se come me amate anche la tranquillità, potete addentrarvi nei carrugi dietro la piazza fino ad arrivare al mare. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Silent music and shimmering gold. Strangers feeling about to explode. I nostri amici del Nautilus ci hanno consigliato di visitare Marzamemi anche al mattino, per poter ammirare la piazza ancora addormentata e senza turisti. Temendo che fosse troppo presto per trovare un bar aperto, e visto che avevamo dolci freschi in barca, abbiamo fatto un picnic per colazione. E così, in quell'atmosfera più intima rispetto a quella della sera prima, abbiamo salutato Marzamemi prima di partire. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Ciao Marzamemi, ciao Nautilus, Peppe, Dario, Elisa, tutti quanti, ciao, grazie per l'ospitalità. E noi siamo partiti, abbiamo lasciato l'ormeggio a Marzamemi e siamo diretti verso Siracusa, ormeggeremo ad Ortigia, ed è la prima volta che andiamo a Siracusa in barca, quindi siamo molto emozionati. Per il momento il mare è calmo come un olio. C'è forse un nodo, due nodi di vento, quindi per il momento stiamo andando a motore. Se si alzerà un po' di vento più tardi magari riusciremo a fare un po' di vela. Rimanete a bordo la prossima settimana, quando seguiremo le rotte di civiltà antiche fino a Siracusa e ci prenderemo un po' di vento e mare di prua.